Grazie Paola Cambiaghi. E allora, non parliamo del Papa Sant'Egidio come indica il cartello alle mie spalle, lo segnalo anche alla regia perché lì ci siamo già stati fino a poco fa. Parliamo invece di crisi e turismo. Siamo stati in Iraq, avete sentito l'ambasciatore a Baghdad, avete sentito cremonesi dalla zona di Kirkuk, avete sentito gli esperti, insomma, in un Medio Oriente, Iraq, Siria. Anche il recente sequestro di 3 israeliani da parte forse di Hamas, questo sostiene Israele. Insomma, una febbre molto alta, sempre più alta in Medio Oriente. L'Egitto come messo? Recentemente ci sono state elezioni vinte dal Sisi dopo il grande caos della primavera araba. La Farnesina ha emesso un'allerta, insomma, fate attenzione ad andare in Egitto, in particolare anche sul Mar Rosso, Sharm el Sheikh, le altre località di vacanza, perché è pericoloso. L'Europa sostanzialmente non è dello stesso avviso, è meno allarmistica. C'è una realtà vera, che è quella del turismo per l'Egitto innanzitutto, oltre che per noi italiani, europei, per l'Egitto innanzitutto è una realtà importantissima che tiene in vita l'economia egiziana. Quindi è giusto andare in Egitto? Non è giusto, è pericoloso, non è pericoloso, ne parleremo tra poco. Lo saluto col nostro ospite Luca Patanè, che è presidente del gruppo. Buongiorno. UVET. Benvenuto innanzitutto. Glielo chiedo subito, è pericoloso o no andare a Sharm el Sheikh? No, assolutamente, non è pericoloso. Non è pericoloso. E allora, spiegheremo perché tra pochissimo. Innanzitutto il servizio, lungo servizio che abbiamo diviso in 3 parti, della nostra inviata Caterina Ruggeri, la situazione egiziana. È stata una rivoluzione iniziata il 25 gennaio del 2011. Poi un complicato processo che ha portato alle elezioni, un'elezione che ha eletto un governo che si rifaceva grosso modo e una presidenza ai musulmani. Poi una crisi di questo governo e una presidenza e una sorta di colpo di palazzo che ha portato al Sisi al potere. Poi, mentre Al-Sisi è arrivato al potere, al 14 agosto hanno avuto delle dimostrazioni di piazza con moltissimi morti e lì abbiamo temuto il peggio, abbiamo temuto che il paese precipitasse in una guerra civile. Da quel momento in poi invece le forze militari, il nuovo ceto politico ha ripreso in mano la situazione e oggi l'Egitto appare non solo stabilizzato, ma stabilizzato in un clima di consenso internazionale. Sono passati pochi giorni dal giuramento di Fatah al-Sisi, il nuovo presidente al Cairo, solo un anno dopo la deposizione di Mohamed Morsi, il generale che era stato regolarmente eletto dai cittadini. Mi sento positivo, ottimista, emozionato per il futuro. Perché? Perché crediamo di aver scelto la persona giusta in questo momento storico. L'Egitto è stato per quasi 2 anni una meta che gli italiani a livello turistico hanno quasi disertato. Siamo venuti a vedere quali sono i posti sicuri dopo lo sconsiglio della Farnesina in merito proprio alla capitale, il Cairo, ma anche alla regione turistica privilegiata Sharm el Sheikh. Da dove viene? Where do you come from? I come from Germany. Where do you come from? Okay, from London. Noi ci troviamo in questo momento a Marsa Alam, un luogo amatissimo anche dagli italiani. Ci sono 400 chilometri di costa che vanno da Hurghada fino a Berenice. La particolarità di questo luogo è quello di avere una magnifica spiaggia che si affaccia proprio su una barriera corallina che si trova a ridosso della sabbia. Lei come si è mosso in questi anni, dalla primavera araba adesso? Allora, io le dico che quando hanno deposto il presidente Morsi, io ero a Taba, noi non ci siamo accorti assolutamente di nulla.
come qua oggi era là all'epoca. I controlli, va bene, il Sinai sono più frequenti che qua a Marsala, però le ripeto che io, che sono 20 anni che vengo, ho girato tutto l'Egitto dal lontano 94, che è stata la prima volta che sono venuto, ad oggi noi non abbiamo avuto problemi. Poi giustamente non si può negare quello che c'è stato e le problematiche che ci sono state, però dico che alla fine i problemi ci sono un po' in tutto il mondo, perciò... United for Egypt. Per la prima volta tutta la filiera turistica, a partire dalle compagnie aeree, le agenzie di viaggio e tour operator, si è ritrovata qui. Quasi 1000 persone sono partite dall'Italia per presentare una meta turistica che non è sconsigliata dalla Farnesina. A Sharm e comunque al Mar Rosso il governo ha preso delle misure extra per rafforzare le condizioni di sicurezza. Questo è un altro di fatto che poi i servizi competenti dei diversi paesi, incluso l'Italia, potranno verificare al momento opportuno, anche eventualmente con missioni tecniche e così via. Naturalmente dobbiamo vedere anche un po' nelle prossime settimane e mesi qual è il trend che dopo le elezioni presidenziali si delineerà in questo paese. A ridosso del mare il deserto, è qui che vive la maggior parte delle popolazioni locali del Mar Rosso. In tutto il paese ci sono 2 milioni di beduini, 800.000 sono concentrati nel deserto del Sinai. Perché prima l'estate, anche un messaggio per tutti, devi fare qualcosa per l'Egitto, tutti insieme. Per gli italiani sconsiglio il Sharm el Sheikh, anche il Cairo. Questa dunque la situazione complessivamente a Sharm el Sheikh, Mar Rosso e in parte anche al Cairo. Allora Luca Patanè, presidente della UVET, il gruppo, lo sapete, impegnato nel turismo. Lei ci ha detto in maniera molto sintetica: no, non è pericoloso. È vero che la Farnesina ogni tanto alza, ogni tanto abbassa i livelli di pericolo per il turismo. Si può andare tranquilli? Ma guardi, il turismo è essenziale per l'industria, cioè l'Egitto per noi è essenziale, per la nostra industria turistica è essenziale ed è essenziale per l'Egitto stesso, perché è la più importante entrata di valuta, per cui, di valuta straniera intendo, per cui c'è stato in questi anni, dopo la caduta, dopo la primavera araba, sempre una maggiore attenzione alla sicurezza. Per assurdo, diciamo, precedentemente c'erano pericoli maggiori, adesso come adesso... Cioè prima c'era meno controllo, C'erano meno controlli, c'erano pericoli sotterranei non percepiti, adesso come adesso è cambiata la situazione, c'è stata una grande attenzione e essendoci stata questa grande attenzione il paese ne ha colto, diciamo, gli spunti e quindi è venuto fuori in maniera importante la sicurezza, quindi c'è molta più sicurezza, molti più controlli. Le mete turistiche per noi sono fondamentali, ma abbiamo anche notato la differenza di percezione con gli altri mercati europei. Negli altri mercati europei c'è stato assolutamente una minor, diciamo, allarme, quindi minor paura, minor esatto. Allarme lanciato forse anche dalle autorità, insomma, o dai media, sì, come forse è anche andata? La percezione dell'allarme è stata minore, per cui proprio per questo, diciamo, molti paesi stranieri come i russi, gli inglesi, i francesi, i tedeschi hanno continuato ad andare nelle altre località del Mar Rosso. Esatto, non hanno, diciamo, diminuito. C'è stata una diminuzione, ma però non così importante come c'è stata sul mercato italiano. Quanto è stata, mi scusi, sul mercato, la flessione sul mercato italiano dopo la primavera araba? È difficile da dire perché le varie fasi, ci sono state varie fasi di andata e ritorno, certo. Perché fino allo sconsiglio di agosto, diciamo, sì, si stava riprendendo l'Egitto in maniera importante e c'è stata una flessione su Sharm notevole. Su Mars la flessione è stata molto molto minore, ovviamente molto minore. Sì. Il Cairo e, diciamo, il Nilo come destinazione è crollata, diciamo. Addirittura è crollato? Sì. Il Cairo e il Nilo è crollata come destinazione. Ma perché ci stava dicendo che anche Mars Matruh, la parte nord dell'Egitto, cioè sulla costa del Mediterraneo,
quest'anno, siccome è vicino al Cairo, al Traore del Cairo, diciamo, ha sofferto, diciamo, di questa vicinanza. Ma perché diceva, al di là dell'ovvia importanza per la valuta e per il PIL, diciamo così, egiziano del turismo, perché è importante anche per l'Italia, per gli operatori italiani? Perché l'equilibrio fra la qualità e il prezzo è fondamentale. L'Egitto ha strutture di ottima qualità a un buon prezzo, un prezzo accessibile per le tasche degli italiani. Citavate prima nel servizio che è lunedì nero, no? Quindi c'è un lunedì nero che ci aspetta, che è quello del pagamento delle tasse. Ovviamente in questi anni le tasse crescenti hanno diminuito i consumi e ovviamente il turismo e l'industria turistica italiana ne ha sofferto molto, moltissimo. Un'alternativa a 3 ore dall'Italia, 3-4 ore dall'Italia di questo tipo non c'è oggi a questo prezzo. Qualità, prezzo, insomma, imbattibili da questo punto di da vista, questo punto di sia vista per il cliente sia per l'operatore turistico, mi pare di capire. Sì, per entrambi e soprattutto anche per la stagionalità che è molto lunga dell'Egitto rispetto... Quel turismo lì, interessante capire anche, che andava in Egitto e adesso ci va di meno e dovrebbe forse tornare ad andarci... E anche perché i segnali sono tutti favorevoli rispetto alla sicurezza. È andato da qualche altra parte o si è proprio fermato? Bah, noi quest'anno abbiamo notato, ad esempio, che c'è una crescita notevole della Tunisia rispetto all'anno scorso e a 2 anni fa. Perché la Tunisia era un'altra destinazione molto amata dagli italiani che con la primavera araba era totalmente crollata e non aveva avuto, in pratica ha avuto dei numeri minimi. L'anno scorso è iniziato a riprendersi in maniera importante e quest'anno, anche dovuto alla chiusura dell'Egitto, la Tunisia sta andando molto forte. Ho capito, questa è la situazione. Gerba, ad esempio, classica destinazione, diciamo, di cui ne parliamo spesso. La Tunisia è una di queste. E allora, facciamo così, continuiamo a discutere con lei naturalmente, abbiamo visto il quadro generale, anche le opinioni autorevoli di Paolo Mieli, ad esempio, uno storico, ma... Andiamo a vedere adesso la situazione degli italiani. Sono arrivata qui per motivi di lavoro, mi sono fermata perché ho incontrato mio marito e continuo comunque a lavorare nello stesso campo, quindi sono stata molto fortunata. Come vive oggi un italiano in Egitto? Sono stati 3 anni difficili, come li avete affrontati? Allora, sono stati abbastanza difficili per quanto riguarda la situazione lavorativa, perché in ogni caso abbiamo avuto naturalmente parecchi stop. Però essendo qua nel 94 posso dire che ne abbiamo viste, insomma, diverse, dall'attentato a Luxor, alle bombe, comunque con diverse situazioni. Ma hanno in ogni caso bloccato un pochino quello che è sempre stato il nostro settore lavorativo, che è il turismo. Lei avverte una maggiore sicurezza e attenzione nelle strutture? Allora, avverto una maggiore sicurezza ed attenzione in tutto quello che è il contesto in cui si muovono sicuramente i turisti. Quindi checkpoint, polizia effettivamente presente con maggiori controlli, sicuramente sì, ma questo non da ora, direi dal 2005 in poi. Solo 80.000 italiani hanno visitato l'Egitto nel primo trimestre del 2014, ma l'ambasciatore italiano al Cairo, Maurizio Massari, sottolinea che con il semestre italiano della comunità europea, con questa presidenza ci saranno incentivi, ci sarà una strategia comune per sviluppare l'area del Mediterraneo. In tutti i settori, noi non dobbiamo guardare soltanto l'aspetto cosiddetto sconsiglio per Sharm, che è una decisione, diciamo, che è stata presa alcuni mesi fa dal governo italiano in coordinamento con altri principali partner europei a seguito di un incidente molto grave che accadde a Taba, dove un largo numero di turisti purtroppo è rimasto vittima. Chiaramente su Sharm la situazione viene monitorata costantemente dalle nostre diverse articolazioni istituzionali, il governo fa molto non soltanto in campo della cooperazione, di progetti economici e con messaggi anche di solidarietà politica. We have updated and made a lot of plans. I'm personally, for the first time, the Minister of Tourism
Per la sicurezza abbiamo creato una collaborazione tra Ministro dell'Interno, della Difesa e del Turismo. Usiamo nuove tecnologie, unità cinofile antiesplosivo, uomini in borghese nelle zone turistiche e nuovi equipaggiamenti a disposizione degli alberghi, micro telecamere di cui non si accorge il turista che può godersi la vacanza. New equipment now is going to be given to the hotels like the sniffers to know that there is no explosives etc. A livello di sicurezza, come sono cambiate le vostre strategie e avete dovuto insomma attivarvi in un modo diverso? No, per quanto riguarda il trasporto aereo non c'è nessun problema, gli aeroporti sono estremamente sicuri, non abbiamo mai avuto problema, quindi la sicurezza c'è. A Marsalam, come vedete, tutto è tranquillo, ma da quello che mi dicono anche a Sharm è la stessa cosa, quindi dobbiamo aver fiducia, dobbiamo comunque riuscire a riportare il turista italiano come nei tempi passati, dove si arrivava a più di 1 milione di turisti italiani all'anno verso l'Egitto. Ecco, le autorità egiziane ci tengono, l'avete capito benissimo, siamo quasi a rischio spottone anche qua là, dal punto di vista degli egiziani, a dire che il Mar Rosso è zona sicura e del resto è è una fonte di entrata importante per le casse dello Stato egiziano, il turismo straniero nel Mar Rosso. Ma c'era appunto il problema che e l'abbiamo sottolineato con Patanè della UVET, che gli italiani insomma sono molto spaventati anche a causa dell'allarme lanciato dal nostro governo. Allarme eccessivo? Ma ci sono stati attentati, ecco, certo, bisogna anche evitare, cioè, nessuno può eccessivo. Prendersi poi la responsabilità di dire cioè, no, ci sono stati attentati anche pesanti lì nel passato. Assolutamente, nel passato ci sono stati attentati pesanti. L'allarme è stato lanciato, i primi a lanciare l'allarme furono i tedeschi a lanciare l'allarme e poi abbiamo seguito noi e anche altri governi. La realtà è che c'è un problema di fondo dietro questi allarmi. Spesso, ovviamente ci sono dei pericoli, spesso i nostri governi probabilmente hanno delle informazioni che noi non abbiamo, per cui generano questi allarmi. La realtà è che l'industria turistica egiziana e quella che io rappresento, italiana, con questi allarmi a singhiozzo in questi anni, indubbiamente ha avuto delle difficoltà notevoli a portare avanti una politica turistica di sviluppo sull'Egitto. Questa è la verità. Questa è la verità. C'è anche da dire, d'altro canto, che spesse volte i governi, non solo quello italiano, pensate per esempio dopo l'11 settembre quanti allarmi in America sono stati lanciati, pericolo, poi non succedeva nulla, sono i governi che non possono nemmeno prendersi la responsabilità di dire andate sicuri e addio, perché poi non si sa davvero che cosa succeda. Senta, complessivamente, allora, il livello di sicurezza è stato alzato lì in tutta la zona turistica, sì. Ecco, c'è la percezione da parte del turista di vivere una bolla di sicurezza mentre al di là dei confini invisibili, ecco, della protezione, i confini invisibili che tracciava appunto il ministro del turismo egiziano, poi la popolazione soffre e quant'altro? Io che frequento l'Egitto da più di 25 anni ho visto una grande crescita economica in Egitto e le prime volte che andavo in Egitto, diciamo, l'effetto povertà che si ha in certi paesi mi aveva molto impressionato. Devo dire che c'è stata una crescita economica importante, molto importante in Egitto, e soprattutto grazie al turismo. È stata una delle grandi industrie che ha portato una crescita economica, un maggior benessere. Ovviamente il Cairo è una città complessa, grande, difficile da gestire, e quindi da questo punto di vista uno nota anche le problematiche che ci possono essere. Non, è difficile notare queste cinture di sicurezza esterne di cui appunto parlava il ministro, ma sicuramente sono attive e c'è un grande controllo e sicuramente c'è un grande investimento da questo punto di vista. E allora vediamo, c'è un altro punto che riguarda la sicurezza e questi allarmi di cui dicevamo, perché forse sarebbe il caso di unificarli a livello quantomeno di Unione Europea, ecco, se non mondiale, a livello di Unione Europea, perché non ha molto senso che una volta l'allarme lo lancia la Germania, come ricordavamo poco fa, un'altra volta lo lancia l'Italia e quindi c'è questa corrente alternata di paura o di sicurezza diversa da un paese all'altro. Che cosa si può fare?
Una delle cose che ha causato un danno terribile al turismo, soprattutto quello italiano in direzione dell'Egitto, è il meccanismo dello sconsiglio. Lo sconsiglio è quell'indicazione che il Ministero degli Esteri, che la Starnesina in momenti di particolare calore dà ai turisti. Noi vi consigliamo di non partire. Siccome pericolo deve essere obiettivo, no? Allora noi potremmo studiare tecniche, modalità per cui lo sconsiglio sia europeo, non che un paese lo sconsiglia, un paese lo consiglia a metà e un paese addirittura non se ne occupa, cosa che crea un'anarchia europea dei flussi turistici. I flussi turistici significano economia, stabilità, pace in quest'area geografica. Studiare per esempio che su determinate aree che sono in fermento, in questo caso stiamo parlando delle aree dei paesi arabi, ma anche di Estremo Oriente, la parola decisiva si è data dall'Europa e non in modo anarchico da 28 governi che ognuno fa come gli pare. Questa prassi, lo sconsiglio che non ha neanche poi chiave giuridica, è un'indicazione, però diciamo che di fronte al termine sconsiglio la domanda tracolla e quindi si ferma fondamentalmente la destinazione. C'è in questo momento lo sconsiglio che permane da diversi mesi sulla località del Sinai. Noi qua stavamo dicendo: guardate che dal Sinai alla costa occidentale dove siamo, quindi a Marsalam, che poi vuol dire Hurghada, che vuol dire Berenice, ci sono centinaia e centinaia di chilometri, e se non è stato dato nessun regime di sconsiglio su quest'area significa che non c'è alcuna problematica, tant'è vero che i mercati tedeschi, i mercati inglesi, i mercati russi stanno portando molti clienti, molti più di noi, senza alcun problema. Addirittura la cosa a volte va a influenzare anche la costa mediterranea, quindi Mars Matruk, Bella Lamen, quella zona diciamo sulla costa tra la Libia e Alessandria d'Egitto, che ancora anche lì stiamo parlando di centinaia di chilometri di distanza. Quindi è un problema di informazione, è un problema emotivo a volte che si tende a generalizzare. Allora noi siamo qua invece per dire no, qui c'è un mercato che deve essere sostenuto, difeso. Noi come vettori e trasportiamo, quindi subiamo molto questa situazione, però riteniamo che anche insieme ai tour operator che la destinazione deve riprendere per forza, perché già a Sharm el-Sheikh abbiamo molti turisti provenienti da altri paesi europei che chiaramente stanno andando tranquillamente senza nessun problema, come qui a Marsalam chiaramente. Quindi noi ci auguriamo che presto questo sconsiglio possa essere levato, sempre se le autorità italiane lo ritengono opportuno, ecco, perché noi non è che possiamo interferire più di tanto. Ecco, Luca Patanei, a chiudere abbiamo ancora veramente qualche secondo. Allora, al di là poi delle crisi internazionali, si è capito che forse ci vorrebbe un allarme proprio per saperla affrontare complessivo a livello europeo e non dei singoli. L'anarchia, diceva Paolo Mieli, degli allarmi. Sono assolutamente d'accordo con Mieli. Io penso che ci dovrebbe proprio essere un'unità europea che valuta a fondo il tipo di sconsiglio e magari dia anche dei gradi diversi sullo sconsiglio, per cui la tipologia del rischio si può leggere in maniera diversa e quindi è importante da questo punto di vista, così anche le compagnie assicurative che assicurano il viaggio ovviamente possono prendere le loro Certo, perché c'è anche questo elemento importante delle assicurazioni, riguarda mica solo soltanto voi, anche noi giornalisti quando andiamo in zona di guerra, a seconda del livello di pericolo indicato da vari metri, diciamo, esatto, di misurazione, ci sono prezzi assicurativi diversi, no? Assolutamente, e quindi anche le assicurazioni hanno bisogno di avere una gradualità e una maggiore trasparenza. Bene. Allora, grazie a Luca Patanei, grazie alla nostra Caterina Ruggeri che ha effettuato questo reportage sul turismo in Egitto e comunque sul viaggiare sicuri. Il nostro pomeriggio termina qui, tanti avvenimenti però ancora da seguire in diretta ci sono, c'è il Papa per esempio a Sant'Egidio che parlerà e sta seguendo, lo vedo io nei miei monitor, tutta la cerimonia lì a Santa Maria in Trastevere. Ci sono notizie della politica, avete visto che anche di domenica ci sono novità importanti, le notizie internazionali, se volete seguirle tutte sempre in diretta restate qui su TGCom 24.